Robertes.it, sono arrivati a lavorare per gli americani, sono arrivati a lavorare per la piattaforma, sono arrivati dalla rete alla piattaforma, da Boris 3 a Boris 4, sono passati circa 10 anni, come spesso capita si ricompattano molto velocemente esattamente come prima si erano scompattati e questo è abbastanza realistico perché in un ambiente così terrificante come quello del cinema, tanto che ci sarà un mafioso che dirà è troppo violento questo ambiente, è troppo volgare, io me ne vado. E è una delle cose che mi ha divertito di più della quarta stagione di Boris. Sì, perché si tradiscono, si feriscono, si mentono continuamente, si insultano, si menano anche da sempre, però poi alla fine si ricompattano anche. E la nostra scalcinatissima troupe degli occhi del cuore va a lavorare per una piattaforma e quindi è divertente perché Boris 4 è su Disney Plus e in questa piattaforma possiamo vedere un po' Disney, possiamo vedere Netflix, possiamo perché c'è il culto dell'algoritmo che verrà a un certo punto quasi anche sfidato a duello da uno dei membri, da uno dei miei preferiti, da uno dei membri della troupe e poi c'è Allison che è ovviamente la nuova capa che sta con Walter Veltroni a una presentazione alla Feltrinelli di questi nuovi progetti della piattaforma da fare in Italia. E là poi c'è una scena per me fondamentale perché c'è De Lorenzo che sta osservando Veltroni. De Lorenzo è uno dei tre pessimi sceneggiatori, dovrebbe essere il Vendruscolo dei tre. E osserva Veltroni che è uguale a lui, no? Io sogno da una vita un biopic magari comico su Veltroni fatto da De Lorenzo. Comunque, al di là di questa mia perversione soddisfatta, diciamo, con De Lorenzo che osserva Veltroni, sono sempre più vicini i due, probabilmente erano distantissimi quel campo e controcampo, magari non erano insieme lì. Comunque è arrivata come è arrivata nella realtà la piattaforma in Italia, vai a lavorare per loro, quindi passi dalla rete che è la Rai alla piattaforma che è Disney, che è Netflix, e si prende in giro noi beceroni, sessisti, maschilisti. Biascica va completamente nel pallone perché non può menare, non può insultare, non può imbruttire a nessuno. E c'è un divertente gioco appunto di nostra italica arte di arrangiarci all'interno di questo nuovo dominio